Buonasera a tutti, siamo qui di nuovo, sono qua di nuovo per stufarvi con la terza, sto scherzando chiaramente, con la terza puntata, diciamo, che riguarda la fisiologia sportiva del cavallo e affronteremo, dopo aver parlato dei fondamentali, quindi sindrome generale di adattamento, metabolismo energetico aerobico, parleremo del metabolismo aerobico, che soprattutto per i saltatori, dato che sarà rivolto di più ai cavalieri, a chi salta, chi fa salto ostacoli, può darvi degli spunti anch'esso. Cioè, cosa vuol dire? Vi ho parlato nella seconda puntata del metabolismo aerobico, cioè tutto ciò che trasforma e produce energia attraverso l'utilizzo di ossigeno, che ha però un piccolo difettuccio, cioè c'è un ritardo, è lento ad intervenire, no? Allora, come ho concluso la seconda puntata, siete davanti a un ostacolo da 1,60 m e dovete superarlo. Se aspettate il contributo del metabolismo aerobico, attraversate la barriera. Allora, cosa succederà a quel punto? Interviene il metabolismo anaerobico, cioè che produce energia. L'energia necessaria alla richiesta dell'esercizio che voi state imponendo al vostro soggetto con un'elevatissima potenza, cioè lavoro nell'unità di tempo, quindi in breve tempo, ma ha un difetto anch'esso, cioè ha un difetto, ha un limite anch'esso, che è quello che non dura tanto questa potenza, dura poco, ok? Quindi quando la velocità dei cavalli o la richiesta energetica del cavallo è superiore a quella al massimo che può produrre il metabolismo aerobico, ok? Oppure quando la richiesta energetica è immediata, ok? Il metabolismo aerobico non è più sufficiente, viene in aiuto il metabolismo anaerobico. Il metabolismo anaerobico è quello, tanto per farvi capire, quello che produce quella sostanza che ho sentito spesso nominare, l'acido lattico. Questo acido lattico che sembra che sia una cosa devastante, in realtà non è una cosa devastante, né tantomeno, come vi dirò tra poco, è una tossina, è un prodotto intermedio di un ciclo metabolico, ok? È quella sostanza che poi limita però in parte la possibilità che sia di lunga durata. Il metabolismo anaerobico, per tornare a quel piccolo esempio che abbiamo fatto prima, produce per ogni mole di glucosio, per ogni molecola di glucosio, solo 3 ATP, a differenza del metabolismo aerobico che ne produce 36, o del metabolismo lipidico, scusate, aerobico lipidico che ne produce 131, quindi produce in realtà poca energia rispetto al metabolismo aerobico, però ha una caratteristica, ve la sottolineo ancora, è capace di soddisfare la richiesta di energia in modo immediato, ok? Quindi siamo davanti alla barriera una barriera che può essere 130, 100, 160, quanto volete, devo superarla, ho bisogno di energia immediata, ok? E che cos'è che però influenza il metabolismo anaerobico? La concentrazione dello zucchero, che è il glicogeno muscolare, chiamato zucchero per semplificarvi la cosa, all'interno della fibra muscolare, e dalla produzione di acido ialattico e dalla variazione del pH. Il pH perché ve lo cito? Perché il pH misura l'acidità, no? Né più né meno. Il pH è una condizione che deve rimanere più possibile a 7,4. Quindi è normale che dopo uno sforzo molto anaerobico il pH diventi acido, cioè, però in poco tempo deve ritornare a 7,4. Torniamo alla parola con cui ho iniziato queste mie trattazioni, l'equilibrio. Quando un animale, un soggetto, non riesce a ristabilire il pH, cosa fa? Muore, anche l'uomo, né più né meno. Quindi l'acido lattico, come vi dicevo prima, non è una tossina, mi raccomando, viene riconvertito a livello epatico a glucosio, quindi pensate quanto è affascinante e quanto gli organismi viventi sono delle centraline, cioè dentro un cavallo, dentro di noi, cioè tutto ciò che noi pensiamo ci possa essere in una Porsche, cioè molto di più che in una Porsche o in una Ferrari, perché abbiamo dei sistemi di controllo proprio per mantenere l'equilibrio sempre che sono molto più efficienti da questo punto di vista. Quindi ricordatevi, l'acido lattico non è una tossina, viene riconvertita a glucosio. E il dolore che può avere un uomo, e quindi provate a immaginarlo, il fastidio dopo uno sforzo molto intenso,
a livello muscolare non è indotto dall'acido lattico. Il dolore è indotto dalla rottura delle fibre, delle microfibre muscolari, delle fibre muscolari, e queste rotture producono quella sensazione di fastidio il giorno dopo che siete andati a sciare, dopo tanti anni andate a sciare. Quindi per traslarlo sul cavallo, il cavallo no, perché generalmente i vostri cavalli sono ben allenati, siete molto bravi, però la condizione è quella lì. L'acido lattico non può rimanere nel circolo ematico per delle ore, per un giorno, ok? In poche ore viene ristabilito, in mezz'ora si dimezza, dopo uno sforzo molto intenso, ha fatto il barrage, aveva tot millimoli di lattato, un cavallo in buona condizione dopo mezz'ora ne ha la metà, ok? Quindi il tempo di dimezzamento è molto, molto rapido, molto veloce, no? E quindi, non immaginatelo, non pensatelo come una tossina. Per chi fa magari più il completo che il salto ostacoli, bisogna parlare anche della soglia anaerobica. Cos'è quella soglia anaerobica? È quella velocità oltre la quale il lattato viene prodotto, eliminato, prodotto, eliminato, prodotto, eliminato. Oltre a quella velocità il lattato incomincia a accumularsi. E questo, fate conto di guidare le vostre macchine che ormai sono molto elettroniche, quando arrivi a un certo punto che i nostri sistemi di controllo, i sistemi di controllo anche del cavallo, cosa provocano l'arresto, cioè si ferma il cavallo, no? Perché si ferma? Si ferma perché i sistemi di controllo dicono bloccano un ciclo del metabolismo energetico e non riesce più a produrre energia e si arresta. Quindi l'OBLA, che gli inglesi chiamano Onset Blood Lactate Accumulation, o soglia anaerobica per parlare in italiano, è la velocità oltre la quale il lattato viene accumulato, oltre che prodotto e riconvertito, eliminato, prodotto e eliminato. Allora, questo è abbastanza utile nei cavalli chiaramente da completo, molto utile la conoscenza di questa nei cavalli da corsa, nei cavalli a salto ostacoli no, perché quante millimoli di lattato avranno i vostri cavalli dopo che hanno finito un percorso? Hanno delle concentrazioni molto basse di lattato. Perché? Perché il lavoro che fate in realtà nello spostamento da una barriera all'altra è quasi esclusivamente un lavoro aerobico, ok? Quindi soddisfa abbastanza la richiesta di energia al metabolismo aerobico. Quando il cavallo salta la barriera, non utilizza il metabolismo anaerobico lattacido, utilizza il metabolismo anaerobico lattacido, cioè quel metabolismo anaerobico che soddisfa la richiesta di energia per sforzi inferiori ai 6 secondi. E quanto ci impiega a saltare un ostacolo a un cavallo? Pochissimo, si parla di centesimi di secondo, che pertanto non riesce a accumulare lattato e a produrlo. Quindi utilizzate, quando passate la barriera, utilizzate il metabolismo anaerobico a lattacido, non quello lattacido, che invece è tipico dei cavalli puro sangue, ad esempio, quando corrono 2000 metri sull'erba. Ok? Questa è una condizione molto importante. Chiaramente il cavallo anche qua ha una caratteristica particolare, ha una elevatissima capacità di buffering, cioè di tamponare questo acido lattico prodotto dal muscolo quando gli si richiede uno sforzo immediato o superiore alla massima possibilità del metabolismo aerobico. Perché però, vi ho citato prima, perché un cavallo si affatica, quali sono le cause dell'affaticamento, no? Nelle prestazioni molto intense c'è l'accumulo di sostanze acide, che chiamati anche protoni, oltre che il lattato, no? E l'abbassamento del pH che diventa più acido. Questo nelle prestazioni molto intense, tipiche ad esempio, tipo il puro sangue inglese. Quindi il pH acido, come vi dicevo prima, può indurre una serie di condizioni che bloccano la produzione di energia. Invece nelle discipline laddove c'è un tipo l'endurance, lungo periodo di esercizio e chiaramente nel tempo, perché il cavallo si affatica perché ha completamente esaurito le riserve energetiche, le cause dell'affaticamento, quindi sforzi di lunga durata finiscono tutta l'energia. Sforzi di breve durata molto intensi, produco tanti ioni H+, protoni e acido lattico, per cui si altera il pH e mi fermo, cioè il cavallo si ferma,
negli sport tecnici, ecco, questa è una domanda che faccio a voi, c'è anche la componente chiaramente tecnica, la concentrazione, tutte queste cose che, come vi ho detto nella prima puntata, rendono molto affascinante il vostro lavoro. Concludo questa piccola puntata. Cos'è un'altra parola che spesso sento utilizzare dagli horsemen, che è il deficit di ossigeno e il debito di ossigeno. Allora, chi ha coniato la parola debito di ossigeno, che è Arthur Hill, ha vinto il premio Nobel nel 1921. Il debito di ossigeno, ve la riassumo velocemente, è proprio quella cosa, quella caratteristica che vi dicevo prima, cioè io richiedo una richiesta di energia immediata, potentissima. Fate conto che adesso entrano dei ladri in casa mia e devo scappare, no? Non posso aspettare che il metabolismo aerobico, cioè quello che utilizza l'ossigeno, si attivi e tutto, perché sennò mi ammazzano, mi prendono subito. Cosa succede? Contraggo un debito di ossigeno, utilizzo il metabolismo anaerobico e ho subito l'energia pronta. Ma alla fine dello sforzo, questo debito di ossigeno lo devo saldare. Com'è che lo saldo? Quando il vostro cavallo ha finito di lavorare, che iperventila, come dite voi, soffia. Sta saldando il debito che ha contratto all'inizio, perché elimina tutti, attraverso l'anidride carbonica, ioni H+, che ha prodotto durante l'esercizio. Quindi, debito di ossigeno quando? Richiesta immediata di energia fortissima. Faccio un debito, come con la banca, che devo saldare alla fine, perché l'ossigeno all'inizio non era pronto per soddisfare la richiesta di energia. Ok? Con questo, l'ultima slide che vi faccio vedere, è purtroppo nel salto ostacoli, come vedete, non è neanche considerato, perché il problema del metabolismo energetico è molto discutibile, proprio perché il salto ostacoli è un insieme di più fattori: la componente tecnica, la componente metabolica, la componente biomeccanica fondamentale. È veramente una macchina da mettere a punto, tra virgolette, macchina, non me ne vogliono i cavalli, poverini. Da mettere a punto su tutti i particolari. Qui in questo diagramma vedete il metabolismo aerobico e anaerobico. L'aerobico è in viola, violetto invece l'anaerobico. Vedete che nei cross 400 metri l'impegno è prevalentemente anaerobico. Già in un puro sangue 1000 metri è molto aerobico, per arrivare nell'endurance, l'ultima fase, invece, che è tutto prevalentemente aerobico. E questo perché anche nel puro sangue da 1000 metri c'è tanto utilizzo di metabolismo aerobico, perché come vi dicevo prima, nella seconda puntata, è la caratteristica più importante del cavallo, cioè ha una potenza, una capacità aerobica che è il doppio del miglior atleta umano di fondo, cioè il maratoneta o lo sciatore di fondo. Con questo spero di essere stato abbastanza chiaro, perché sono temi abbastanza complicati. E vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.